Buonasera a tutti, ringrazio la redazione di Nefi Mag per aver pensato a me con questa intervista molto particolare, dove mi faccio le domande da sola e mi rispondo anche da sola, tutto sommato abbastanza in linea con me. Sono Barbara Versa, in arte Miss Sparkling Books. Sono una book influencer, un'autrice ed una docente di scuola superiore. E iniziamo con la prima domanda, poiché sono alquanto complicate. Sei stata decretata tra le migliori book influencer italiane. Che ne pensi? Dunque, questa è difficilissima e molto autoreferenziale. Posso dire questo. Io ho una fortuna e questa fortuna è la mia community. Ho delle persone che mi seguono con tantissimo affetto, sono degli amici virtuali della pagina che rispondono molto spesso alle domande che io pongo e di conseguenza io rispondo loro, leggo le loro risposte con tanto affetto. Quindi non saprei dire assolutamente nulla circa il mio valore come book influencer, ma sicuramente posso dire molto del valore delle persone che mi seguono. Grazie. Come valuto un libro? I 5 requisiti essenziali per una buona valutazione. Al primo posto in assoluto ci sono le emozioni. Per me è assolutamente fondamentale che un libro riesca ad immergermi nel racconto e a farmi sentire parte della realtà che sta narrando. Quindi direi che le emozioni e le sensazioni sono in assoluto al primo posto. Al secondo posto c'è la trama, che ovviamente deve essere ben strutturata, magari con dei colpi di scena, o che va ad intrecciare altre epoche, oppure altri punti di vista, cosiddetti point of view. Terzo punto, il linguaggio. Il linguaggio è fondamentale, sembra banale, ma in realtà non è semplicissimo trovare un libro davvero ben scritto. E affinché questo sia possibile è fondamentale l'editing. Quarto punto, trovo che sia fondamentale la caratterizzazione dei personaggi. Deve esserci una buona introspezione. Il personaggio si deve raccontare, si deve aprire e si deve svelare al lettore. Ultimo punto, ma non ultimo, il formato. Trovo che un buon formato accattivante, una cover ben fatta, magari una cover che non si sia già vista tante volte, perché questa è una cosa che capita, secondo me è un valore aggiunto. Secondo una recente statistica, le donne leggono 12 volte più degli uomini. Secondo te perché? Dunque, questa domanda è alquanto complessa, perché mi viene da pensare, ci chiediamo per quale motivo le donne leggano di più, ma forse dovremmo chiederci per quale motivo gli uomini leggono di meno. Un pensiero che stavo facendo ora, ragionando, ad esempio, le donne tendono ad avere sempre la borsa con degli oggetti, quasi sempre un libro. Quindi questa diciamo che è una piccola abitudine che può facilitare la lettura. Inoltre, le donne da sempre sono creatrici di storie, c'è una fortissima empatia, una fortissima sensibilità e anche una ricerca di diciamo situazioni che possano, dove possano appunto ritrovarsi. La lettura certamente è una di queste. Onestamente non pensavo che ci fosse uno scarto così importante tra gli uomini e le donne e il loro rapporto con la lettura. Di certo trovo che io come autrice ho avuto sicuramente moltissimi lettori uomini. C'è stata una differenza sicuramente, ma il mio libro tratta anche in parte di tematica al femminile. Questa differenza non è stata però così netta, non ho trovato uno scarto così importante. I grandi autori nella storia sono quasi sempre stati uomini, mi viene detto. Sta cambiando il trend? Assolutamente sì. Per quale motivo i grandi autori sono stati prevalentemente nomi maschili? Dunque, su questo ci sarebbe davvero molto da dire. La strada per l'emancipazione è ancora lunga ed è importante. Io trovo che una delle motivazioni sia stata sicuramente la scolarizzazione femminile, che è stata tardiva. E poi un'altra cosa fondamentale, le donne hanno meno tempo. Avevano sicuramente meno tempo e ce lo hanno tuttora. Quindi è molto probabile che una donna debba avere una fortissima spinta alla scrittura, poiché appunto dispone di un tempo, secondo me, minore rispetto ad un uomo.
Non è inoltre un mistero che moltissime donne, autrici meravigliose che hanno segnato la letteratura e tuttora la influenzano, basti pensare alle sorelle Bronte, abbiano dovuto scrivere con uno pseudonimo. Appunto per passare per uomini, perché era più probabile che un uomo venisse preso in considerazione come scrittore piuttosto che una donna. D'altronde era, non so, comune pensare che un uomo potesse raccontare meglio il mondo, perché lo conosceva meglio, perché lo viveva meglio, perché aveva più esperienza. In fondo una donna di cosa doveva parlare? Quindi sì, il trend sta assolutamente cambiando. 5 consigli per una giovane scrittrice o un giovane scrittore. Dunque, innanzitutto io penso che la prima cosa sia quella di scrivere un libro e crederci davvero, che sembra banale, in realtà non è affatto banale, poiché noi per primi dobbiamo credere di aver creato un prodotto che valga la pena leggere, ma affinché questo avvenga è fondamentale che ciò sia vero. Quindi il libro va pensato, scritto, letto, riletto, corretto, e questo è un processo che va fatto continuamente in un arco di tempo che sia relativamente stretto, quindi non in 5 anni per dire. Dopodiché va fatto leggere ad una persona di fiducia. Il beta reader è non solo una figura professionale, può essere anche una persona della quale abbiamo estremamente fiducia, abituata magari a leggere e a scrivere a sua volta. Quindi è assolutamente importante che la nostra opera venga letta da una persona competente. Un altro punto è l'editor. Sarebbe fondamentale avere un editor in realtà, poiché a volte non ci rendiamo conto di piccole leggerezze che abbiamo fatto durante la stesura del testo. Un occhio esterno sicuramente aiuta. Credere nel proprio libro e inviarlo a più case editrici possibili. Questo è fondamentale e lo è, come ultimo punto, non ultimo, la pazienza. Può capitare che riceviamo un'offerta, siamo entusiasti, oh mio Dio, una casa editrice ha risposto al nostro manoscritto, è interessata, attenzione. Prendiamoci del tempo, è il nostro libro, non dobbiamo decidere velocemente, abbiamo tutto il diritto di prenderci del tempo. E poi un'altra cosa fondamentale, l'editoria deve essere gratuita, quindi diffidate di case editrici che prevedono l'acquisto obbligatorio di un tot di copie. Io lo dico pubblicamente, l'ho sempre dichiarato, sono contraria all'editoria a pagamento, quindi è molto importante che noi ci affidiamo ad una casa editrice seria che creda davvero nel nostro libro e che sia disposta a investire sul libro, su di esso, e di conseguenza a promuoverlo. Il mio classico preferito, domanda difficilissima, poiché per me scegliere un solo classico è praticamente impossibile. Posso però pensare ad una rosa di 3 classici del cuore. Il primo è sicuramente Cime tempestose, Emily Bronte. Lei attraverso questo grandissimo romanzo riesce ad indagare la complessità dell'animo umano, le sue oscurità. Anna Karenina, un libro che ci racconta i tormenti e che indaga l'animo femminile e anche qui la luce e il buio presente all'interno di un'anima. Dracula, un grandissimo classico del gotico, un libro assolutamente splendido che vi incanterà e che riuscirà ad ammaliarvi dalla prima all'ultima pagina. I social hanno aumentato l'ignoranza nelle nuove generazioni? Domanda complessa. C'è una sorta di ambivalenza nella risposta che mi viene in mente, ovvero, da un lato, sicuramente sono andati ad impoverire il linguaggio. Basti pensare alle emoticon che si utilizzano per comunicare uno stato d'animo, oppure quanto sia diventato poco consueto scrivere
Mentre prima si scrivevano delle missive, si mandavano agli amici, adesso è tutto immediato, facile, fruibile. Questo sicuramente va a, diciamo, impoverire la comunicazione. Però dall'altro lato mi vengono in mente i blog, le pagine Instagram come la mia, che in realtà vanno a far confluire delle persone che hanno un interesse comune. Diciamo che senza i social era più complesso trovare delle persone che condividessero la stessa grande passione. Sì, i gruppi di lettura ci sono sempre stati, ma era anche più difficile raggiungerli. Trovo che in questo i social sono sicuramente un vantaggio. Ora è arrivato il momento di mostrarvi il mio romanzo, La figlia della lupa. Questo è il mio primo vero romanzo. Ho sempre scritto innanzitutto come redattrice, ma poi ho sempre scritto racconti anche che sono stati pubblicati. Ad un certo punto ho pensato ad un'idea più corposa e ho scritto questo thriller. Dunque, è un thriller che si apre con un omicidio. La vittima si chiama Eva, è un'insegnante, è una ragazza con tantissimi sogni, tantissime aspirazioni. È una giovane donna che non si sente completamente compresa nel mondo in cui vive. A questo punto iniziano le indagini, ma non avremo un classico detective ad indagare. Nel contempo avremo un altro piano temporale che si presenterà al lettore, i punti di vista saranno differenti, avremo vari point of view e anche qua tutto si intreccerà e si svelerà sul finale. Vi invito a leggerlo ovviamente e a farmi sapere cosa ne pensate. Mi trovate sulla mia pagina Instagram di Miss Sparkling Books. È un libro che affronta tante tematiche che ho a cuore, l'utilizzo dei social, anche disfunzionale, le difficoltà relazionali e la necessità delle donne di trovare il proprio posto nel mondo, che sia un posto esattamente come loro desiderano e non come viene imposto. Quindi è un libro che ci racconta l'autonomia, che ci racconta il bisogno di diventare il capobranco di se stesse. È un testo che racconta anche molto degli uomini, non è assolutamente un libro al femminile e che ci racconta anche tanto delle relazioni. È stato definito un romanzo di formazione e in parte un romanzo storico, proprio per il discorso che intreccia due diversi piani temporali. Spero che comunque vi possa piacere. I progetti per il mio futuro sono sicuramente collegati ancora alla scrittura. Io amo moltissimo comunque recensire, presentare autori, quindi diciamo che tutto il campo dell'editoria, della lettura, della scrittura a 360 gradi è nel mio cuore e ho assolutamente intenzione di continuare. Per ora sto lavorando a dei racconti noir, li sto ampliando, li sto rivedendo e quindi potrebbero essere un prossimo progetto. Come appassionare i propri alunni alla lettura? Dunque, innanzitutto trovo che la chiave sia quella di non obbligare mai, offrire piuttosto una rosa di possibilità di lettura, di scelta quindi, e di conseguenza cercare di non far mai vivere la lettura come una costrizione. Sicuramente siamo in una società liquida, veloce, estremamente fruibile, dove un libro a volte non offre un soddisfacimento di un bisogno nell'immediato. Sicuramente tendo a proporre ai miei studenti dei libri che siano brevi e che trattino comunque delle tematiche attuali. Diciamo che la mia scelta ricade specialmente sul romanzo di formazione. Mi viene chiesto di salutarvi con una citazione che ho particolarmente a cuore ed ho pensato a questa. Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta di ombra e di luce. Di Tolstoi. È una citazione che secondo me rispecchia moltissimo come è appunto l'esistenza.
perché c'è sempre il buio, l'importante è la ricerca della luce. Vi abbraccio, vi ringrazio tantissimo per avermi dato l'opportunità di rispondere a queste domande assolutamente interessanti e ringrazio la redazione e abbraccio tutti voi che avete ascoltato le mie risposte. Un saluto, mi trovate come Miss Sparkling Books. A presto, ciao!